Ciao amici, sono finalmente tornato sul campo, non so se mi ricorderò come si fanno le recensioni, spero di sì per voi. E partiamo subito con una recensione bomba, un guanto che ci era stato inviato prima del lockdown e che finalmente siamo potuti scendere in campo per testarlo. Sto parlando del Pure Contact G3 Fusion in di Roish in collaborazione con Keeper Sport. Come si sarà comportato in campo? Seguitemi, lo scoprirete. Il lattice è l'ormai famosissimo G3 Fusion, ve l'abbiamo raccontato in mille salse. È una base di G3 sulla quale sono iniettate delle particelle azzurre più chiaro, che sono le particelle di X2, e delle particelle nere, che sono le particelle di R3. Le particelle di X2 gli conferiscono delle prestazioni più che buone su bagnato, e le particelle di R3 fanno sì che abbia una resistenza all'abrasione leggermente sopra la media. Vogliamo ricordarvi che il G3 Fusion è un lattice che deve essere attivato con cura, ossia dovete indossarlo al momento della prestazione. Il guanto non deve essere né asciutto, secco, ma non deve essere neanche bagnato. Dovete riuscire a trovare quel grado di umidità giusto che vi consenta di avere le prestazioni perfette del lattice senza appunto che sia troppo bagnato e quindi troppo pieno d'acqua, che magari vi va un po' a limitare i movimenti della mano, o troppo secco, che quindi non riesce a esprimersi al meglio in tutte le sue, nelle sue prestazioni. Il taglio è il famosissimo Evolution Negative, taglio presente su tutti i modelli di Roish. È un taglio che dona una grandissima sensibilità, infatti avvolge molto 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 bene le dita, quasi eccessivamente, perché io col dito un po' così ho fatto fatica a inserire il guanto, però comunque elevatissima sensibilità. Si andrebbe a pensare che questa elevatissima sensibilità può portare a una superficie di presa non elevata. Non è così, infatti la superficie di presa è a pieno, è come se voi prendeste il pallone con la mano nuda. In più essa è aumentata ancora di più dal fatto che il lattice gira sulla punta delle dita. La grande novità che è introdotta nella terza generazione commerciale, perché queste due novità erano già presenti nei Pure Contact di Handanovic, mentre adesso la Roish ha deciso di introdurre queste qui anche queste novità nel modello commerciale, e sono i due wrap che forma il lattice qua a metà del dorso più o meno e sul pollice. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. Show what's up, I've been down and out, but look, look, look. I'm trying to get where I'm going, but haters be trolling, that's where they fucked up. Thinking you got me right where you want me, I tell a ghost just ducked up. Sending them shots, we send them back, y'all niggas ain't really about that. Real niggas always bounce back, need more hands just to count that. Stay on my bully, I need me more breeze, just so we can get the team right. Loaded up. Il dorso è costituito da un unico foglio di neoprene, un neoprene leggermente più pesante rispetto agli altri modelli. Personalmente mi piace di più, io sono un amante dei guanti che hanno un po' più di sostanza sul dorso, quindi rispetto alla prima e alla seconda generazione preferisco questa per quanto riguarda il dorso. Comunque è un dorso che rimane molto molto aderente alla mano, segue la mano in tutti i suoi movimenti, gli dà comunque una buona stabilità in fase di presa e non la lascia per nulla scoperta durante le respinte di pugno. La maggior pesantezza di questo dorso è data dalle placche in gel che troviamo, che partono da un colore unico blu e vanno a diradarsi fino a formare la scritta Pure Contact, esteticamente anche piacevole. Il polsino è una continuazione della struttura che costituisce il dorso del guanto. Infatti, come possiamo vedere, non notiamo
interruzioni. Sulla parte interna del polsino troviamo una continuazione dell'attice per andare a aumentare la superficie di presa. Per quanto riguarda il cinturino, è un classico cinturino del Pure Contact che fa mezzo giro intorno al polso. È leggermente più lungo dei modelli precedenti e anche questo, per quanto vi riguarda, è un punto a suo favore. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. Show us up, I've been down and out below. In conclusione, cosa dire di questo guanto? Un guanto che personalmente mi è piaciuto molto, nonostante io non sia un estremista, un amante dei guanti con queste strutture estreme, straleggere, straderenti. È un guanto che mi è piaciuto, lo consiglio assolutamente a coloro i quali amano i guanti leggeri e aderenti alla mano, nonostante il discorso del neopreno un po' più pesante, comunque rimane un guanto veramente leggero e veramente molto aderente alla mano. Come abbiamo detto prima, lo consiglio per partita assolutamente su qualsiasi tipo di campo, magari se giocate in terra battuta un minimo di accortezza ce l'avrei. Una cosa assolutamente che mi sento di della quale voglio rassicurarvi: se anche dopo il primo utilizzo lo vedete che inizia a sbucciarsi sulla punta delle dita, non preoccupatevi, è normale, è il taglio che va a stressare molto il lattice in quella zona, quindi è normale che al primo utilizzo, anche se si rovina, ci sta, non preoccupatevi, si rovinerà, ma questo non va a compromettere le sue prestazioni. Per cui voglio essere chiaro, non preoccupatevi se vi si rovina lì. Bene, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mi raccomando, condividete e un saluto agli amici da Sherlock Gloves.